Ciao a tutti, nuovo video recensione. Sì, mi vedete sempre vestita uguale perché sto girando video a ripetizione. Non l'ho mai fatto di farli alla mattina presto. Tentiamo anche questa location un po' diversa. Spero vi piaccia, spero vi piaccia lo sfondo. Sto cercando uno sfondo carino da farvi vedere. Di cosa parliamo oggi? Parliamo della linea Ecos. Sinceramente, da quando io ho scoperto di essere allergica al nickel, ero andata in cerca di prodotti per la cura della persona senza nickel, abbastanza buoni, con un inci ottimo. Mi sono imbattuta da Tigotà in questa linea, la Ecos, e ho utilizzato il sapone viso mani, quello alla malva, che ora non ho più perché ho finito e buttato. Mi è piaciuto moltissimo, lo usavo anche per struccarmi e struccava il trucco. Mi piace molto, poi rendeva la pelle opaca. Era perfetto per le pelli mista grassa come la mia. Poi lo shampoo, quello per capcera, quello alla vena e quello per capelli grassi. Io ho sempre usato quello per i capelli grassi, e se vedete i miei video nel tempo, vedete nei prodotti terminati che lo avevo comprato e finito più volte. È molto molto buono. Il balsamo all'aloe, che è buonissimo, infatti anche quello lo vedete finito, comprato e finito, perché mi piaceva moltissimo. Altro che balsami che costano un sacco di soldi, quello è fantastico, è una confezione enorme, ma è buonissimo, andate a comprarlo. Il bagnoschiuma era quello all'aloe, mi sono fissata con questa aloe. Mi piaceva tantissimo, poi hanno delle confezioni talmente grandi, talmente a buon mercato, che vi durano tantissimo, quindi andate da il Tigotà più vicino a scoprire tutta la linea Ecos, per favore. Poi l'intimo alla camomilla mi è piaciuto molto, lenisce e rinfresca le parti intime. La maschera per capelli ce l'ho ancora perché è la seconda confezione questa, perché la prima l'avevo finita, l'avevo ricomprata. È la maschera per capelli Eco Bio con idrolizzato di seme di moringa, nasce dalla natura, 98,3% di ingredienti di origine naturale sul totale, testato nel dermatologico di pelli sensibili, testato per il contenuto di nickel, cromo e cobalto, è vegano ed è Eco Bio, è certificato ICEA ed è buonissimo. Poi è un boccione da 500 ml, rende i capelli morbidissimi, un po' più corposi. Ha una cosa, ve la faccio vedere se riesco, anche questa è abbastanza utilizzata, eh? Poi è un profumo, vedete com'è corposa, e l'ho usata parecchio, però vi dura tantissimo. Un profumo poi allucinante. Sempre per quanto riguarda prodotti ottimi, Eco Bio, testati al nickel, di facile reperibilità, con un prezzo contenutissimo, io la linea questa qui, Ecos Personal Care, ve la consiglio tantissimo. Non so se avete visto recensioni, non so se avete visto chi la promuoveva, però io me la sono comprata con i miei soldi. Vi posso dire che è buonissima ed Eco Bio e mi piace un sacco. Andate a provarla. Ci sono anche le mini size, ne ho presa una ma ne ho finite più di una.
quando andavo dal mio fidanzato, portavo le mini size di shampoo, balsamo, bagnoschiuma intimo per evitare di portare i boccioni. Questo qui è lo shampoo, quello con estratto biologico di avena, che è buono anche questo, però mi piace più quello per i capelli grassi. Questi qui sono le mini size che potete provare, costano 2 euro massimo. Potete provare, sono 100 ml di prodotto e potete provare i prodotti. C'è lo mini shampoo, il mini balsamo, il mini bagnoschiuma, il mini intimo. Provateli. Se non volete prendere le confezioni grandi, non perché non vi fidate, provate le mini size. Esiste, vengono vendute anche le travel size, quelle da viaggio. Provatele. Con questo è tutto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere se conoscevate la Echo, se lo andate a comprare adesso dopo la mia recensione, spero proprio di sì. Ciao, luce strana. Comunque, lasciate un like, iscrivetevi, commentate e... io ve la straconsiglio la linea Echos e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!